Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog della settimana. Come state? Noi qui tutto bene, a parte un caldo veramente insopportabile. Oggi la giornata è un po' ventilata, però al sole si muore veramente di caldo. E vabbè, è estate. Oggi è lunedì 1 agosto e ho iniziato questa mattina sistemando qualcosina in casa, ma non molto perché sono veramente stanca. Sono a casa dei miei genitori, guardate un po', vi faccio vedere quante belle piante hanno. Sia mia mamma che mia sorella hanno veramente il pollice verde, a differenza mia. Vi faccio fare un po' il giro del balcone, guardate un po' che belle. Guardate che belle queste piante. Guardate un po'. Loro se ne prendono veramente tanta cura. Poi ovviamente qui sono favorite, il clima è favorito perché c'è sole, c'è sempre caldo e quindi, scusate per gli stracci appesi, ci sono anche i panni appesi. Vabbè, è un vlog diciamo spontaneo. Ecco, guardate che bella questa, addirittura questa pianta qui. Io la ricordo da quando ero piccolina, cioè, ha veramente un'infinità di anni questa pianta, l'hanno travasata ed è diventata ovviamente bella grande. E se riesco poi quando riparto voglio prenderne un piccolo rametto, una piccola cimetta e vedere se prende anche a casa mia. Mi piacerebbe un po' continuare questa tradizione, visto che è una pianta che ha veramente tantissimi anni, ecco. Guardate che bella anche questa. In realtà mi diceva mia sorella che questa pianta, cioè i semini della pianta sono arrivati da un altro balcone, perché qui la gente ha i balconi carichi di piante. E quindi i semini sono volati in una pianta che non aveva, appunto, aveva soltanto il terriccio. E guardate un po' che spettacolo, sia in questa e sia in questa pianta. Guardate, vi faccio vedere. Addirittura questa era una pianta secca, come potete vedere, e sono finiti praticamente i semini. Sono volati i semini da qualche balcone e praticamente è uscita fuori questa pianta che mi pare si chiami Promessi Sposi, se non erro, almeno qui la chiamano così. Ma fa dei fiorellini veramente belli. Ecco. Ed eccomi qui, sono le 15:30. Ho accompagnato mia sorella al lavoro perché ho tenuto la macchina, perché oggi devo fare qualche giro, devo sbrigare qualcosa, quindi mi ha prestato l'auto e io adesso sono tornata da fuori super mega caldata e mi godo questa bibita che si trova appunto qui in Calabria. È una bibita al caffè in acqua minerale, appunto Calabria, non so se la conoscete, ma è buonissima. Io in realtà non sono una grande bevitrice di caffè, anzi lo bevo quasi mai, e quelle rare volte che lo bevo lo prendo decaffeinato, ma ne consumo veramente poco di caffè. Però alla brasilena non so dire di no, mi piace veramente tanto, quindi non ne faccio ovviamente un consumo estremo perché uno è una bibita zuccherata e comunque sia poi è il caffè, quindi non lo tollero molto, ecco, tende un po' ad agitarmi, però oggi ne avevo voglia e quindi me la merito tutta, ecco. Mi piace sorseggiarla direttamente appunto dalla bottiglina con la cannuccia, ecco. Se venite in Calabria non potete non assaggiarla perché è veramente buona, poi fredda da frigo. Io molto spesso quando ritorno su solitamente me ne porto un po'. Si vende in confezioni da 6, ma la trovate anche in bottiglia da litro e mezzo, e perché
perché appunto è buona. E a chiunque appunto l'ho fatta assaggiare è piaciuta tantissimo, quindi ditemi un po' voi nei commenti se l'avete provata, se vi è piaciuta, se siete stati in Calabria, come vi siete trovati. Ecco. Buongiorno a tutti, oggi martedì 2 agosto. Vorrei tanto essere al mare, in realtà sono qui a casa dei miei perché voglio cercare di sistemare questo piccolo armadietto di disimpegno che hanno appunto all'entrata. È praticamente pieno, pieno, pieno di cose, cioè ragazzi, fa veramente paura. E quindi vorrei un attimino cercare di dare un po' di ordine. L'armadio degli orrori. Quindi questo è il mio passatempo di oggi e se vi fa piacere lo sistemiamo insieme. Allora, aggiornamento, ho aggiunto qualche altra cosina, ho aggiunto praticamente i guinzaglietti dei cani con le pettorine, così quando li portiamo fuori sono già pronte all'uso. E poi in questo sacchetto ho praticamente messo tutte le cose dei cagnolini, i cappottini, insomma i sacchetti, tutto l'occorrente. C'era un sacco di roba che andava buttata, ne ho approfittato, ho sistemato tutto, pulito e adesso siamo a posto. L'armadio è in ordine. Altra cosa che ho fatto oggi, ho praticamente recuperato questo mobiletto che la mia famiglia ha all'ingresso. Erano in realtà due cubi. Il cubo però di sopra era appunto spaccato. Non c'era lo sportellino, quindi lo porterò all'isola ecologica e ho mantenuto invece il cubo, l'altro cubo, e l'ho fatto diventare una mini scarpierina per appunto da utilizzare quando per le scarpe di tutti i giorni, ecco. Thank you.
Ho appena finito di sbrigare in giro alcune cose che avevo da fare e adesso mi godo una passeggiata con il mio cornetto preferito, la crema bianca. Vi auguro buon proseguimento di giornata e ci vediamo prestissimo. Ho deciso di preparare una crostata con la ricetta della mia guru di cucina preferita, Benedetta Rossi, quindi seguirò la sua ricetta. Allora, gli ingredienti necessari per la pasta frolla sono due uova a temperatura ambiente, e 80 ml di olio di semi di girasole, 100 g di zucchero, 300 g di farina. Poi abbiamo bisogno di mezza bustina di lievito per dolci vanigliato, quindi in questo caso 8 grammi, e una scorza di mezzo limone, ma io penso che la metterò tutta. E poi per farcire la marmellata che preferite. Io oggi andrò ad utilizzare questa di fichi. Iniziamo con la ricetta. Ed ecco la torta alla crostata sfornata. Non è bellissima, però fa un profumo eccezionale. E mi è avanzato un po' di pasta frolla e ho fatto dei biscottini con la Nutella all'interno, perché mi spiaceva appunto buttarla. E adesso provo a assaggiare il pezzetto, così vi dico anche com'è. È buonissima, la pasta frolla è morbida, croccante, si sente tantissimo limone, quindi l'aspetto non è dei migliori, io non sono molto brava con le decorazioni, però il risultato per quanto riguarda i sapori è più che sufficiente, no, è veramente buona. Quindi la cara Benedetta non sbaglia mai.
Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova giornata insieme. Oggi è giovedì 4 agosto, sono le ore 15 e un quarto e io sto bevendo un po' di latte di mandorla della Condorelli, che è il mio preferito. Adoro questo latte di mandorla perché è già pronto e ha un gusto eccezionale, è zuccherato al punto giusto. Questa mattina non ho fatto nulla di che, ho sbrigato alcune cose a casa e in realtà ero tentata di scendere al mare oggi pomeriggio, però ho un po' di cose da sbrigare, quindi oggi proprio non riesco. Pazienza, si sta comunque si avvicinando il weekend e appunto recupereremo questo weekend con il mare. Ad ogni modo, spero che questa tipologia di video possa farvi piacere, possa tenervi compagnia. Anzi, se appunto me lo lasciate detto, mi commentate un attimino il video, se vi piace, vi fa piacere, cercherò appunto di farne spesso. Chiaramente in questo periodo non sto facendo cose particolari, non sto uscendo tantissimo, quindi non ho molte cose da condividere, ma semplicemente la mia quotidianità. Allora, ho appena tirato fuori dall'armadio appunto i due vestiti che avevo utilizzato lo scorso anno per i matrimoni delle mie amiche. Allora, il primo è questo qui, l'avevo comprato alla Rinascente lo scorso anno, mi pare in giugno. È praticamente appunto un vestito prettamente in tulle, ha una scollatura a cuore. Io infatti appunto non lo indosso con le bretelle, ma ho acquistato appunto il reggiseno e appunto che mi permette di utilizzarlo senza bretelline, appunto reggiseno a fasce. Poi ha questo cinturino in vita che onestamente appena avevo visto non mi era particolarmente piaciuto e inizialmente avevo pensato di sostituirlo con un cinturino argento o oro, a seconda ovviamente degli accessori che andavo poi ad indossare. In realtà qualche giorno prima del matrimonio ho deciso di mantenere questo cinturino perché indossato fa veramente tanta figura. È un tantino più scuro dell'abito, ma è proprio il suo. Ha proprio questo stacco voluto, ecco. E poi scende plissettato con una gonna, appunto che scende sul polpaccio. Plissettato con tulle. È veramente spettacolare quest'abito. Lo scorso anno, appena l'ho visto, me ne sono appunto innamorata e l'ho acquistato al volo. Poi sta anche molto bene addosso. Poi magari ve lo farò vedere appunto indossato. Poi si porta tantissimo quest'anno il fucsia, quindi è un colore molto di tendenza. Prevedo di utilizzarlo per il matrimonio che avrò a fine agosto. E sì, prevedo di indossare lui, anche se è un matrimonio serale, però alla fine è un matrimonio estivo, quindi osiamo, diciamo, con questo tocco di colore. Sempre l'anno scorso ho acquistato questo paio di scarpe, queste slingback della Steve Madden, me ne sono letteralmente innamorata appena le ho viste in internet e poi sono riuscita a trovarle in un negozio, erano anche scontate, le ho acquistate, le ho utilizzate soltanto per il matrimonio, quindi prevedo di utilizzare loro. Sono nuovissime, magari gli do appunto una pulita. Poi sono anche comode, quindi prevedo di indossare loro. Vi piacciono? Cosa ne pensate? Fatemi un po' sapere. Altro vestitino che ho acquistato lo scorso anno, sempre in occasione del matrimonio di un'altra mia amica in estate, è questo paiettato. Lo so, è particolarissimo. Può piacere
o non. Io lo scorso anno lo acquistai da Pellizzari. Aveva uno sconto pazzesco e l'ho preso sinceramente al volo perché aveva veramente uno sconto del 70% e quindi mi è piaciuto tantissimo. Il matrimonio era anche di sera e quindi l'ho acquistato. Ovviamente l'ho utilizzato con una scarpina nude molto semplice, senza sbrilluccichi, senza alcun tipo di appunto di fronzolo, ma una scarpa normalissima, un sandalo nude cipriato, e anche la pochettina era molto semplice, molto, molto basilare. E quindi sono indecisa eventualmente se indossare lui per il matrimonio, perché è un matrimonio serale e potrebbe starci. Ha un bello scollo profondo, sia sul davanti che dietro. Ha questa manichina un po' a pipistrello, un po' svolazzante. Mi piace anche lui molto, però penso di indossare quello fucsia quest'anno. Nei prossimi giorni li provo e vediamo un attimino come calzano. Un'altra cosa che vi mostro è questa scarpina che ho comprato lo scorso anno, sempre della Steve Madden, sempre in negozio. Questa in realtà l'ho acquistata non per il matrimonio, ma perché mi era piaciuta, mi aveva colpito particolarmente. E quindi ho fatto questa piccola pazzia e l'ho acquistata. In realtà potrei utilizzare anche questa sotto l'abito fucsia. Sono un po' indecisa. Ovviamente, sarei molto più comoda, però alla fine il tacco slancia, quindi magari penso di portarmele dietro, così se non dovessi appunto resistere il tacco, se dovessi affaticarmi, magari posso optare con questa scarpina, questa opzione, visto che è bassa e sbrilluccicosa. Sì, penso che farò proprio così, penso di portarmela dietro, la tengo in auto e qualora dovessi stancarmi del tacco, la sostituisco con questa. Thank you.
Andiamo? Ciao a tutti, buon pomeriggio, come state? Noi stiamo. Diciamo che ci siamo svegliati con una notizia tremenda, nel senso che c'è stata una rottura di una condotta e quindi praticamente siamo senza acqua potabile e non si sa quando l'acqua verrà ripristinata. Appena mi sono svegliata questa mattina e appunto mi sono resa conto che correva pochissima acqua, mi sono ficcata immediatamente nella doccia e mi sono lavata neanche io so come. Cioè ho fatto veramente il tour de force, mi sono lavata penso in un minuto, ho lavato anche i capelli, li ho tenuti anche raccolti e li ho ancora bagnati, li devo anche sistemare. E quindi è saltata anche la serata. Questa sera sarei dovuta andare a cena fuori con mio marito, mia sorella e il fidanzato. E invece è saltato praticamente il programma, perché chiaramente essendo senza acqua, ti passa la voglia chiaramente di uscire, anche perché adesso sono andata fuori, ho fatto un po' di spesa e quindi avrei bisogno di un'altra doccia. E quindi speriamo che l'acqua venga ripristinata il prima possibile. Mi sembra veramente, cioè sono veramente incredula. E poi quando capita d'estate, perché purtroppo qui in Calabria rotture di questo tipo, rotture in tutti i sensi, tendono a esserci e purtroppo capita spesso, soprattutto d'estate, che appunto si verificano queste falle, queste rotture e quindi capita di rimanere nella migliore delle ipotesi qualche ora senza acqua e ricordo che lo scorso maggio siamo rimasti 3 giorni senza acqua. Quindi comunque ragazze non voglio portarmi sfiga da sola, spero che venga ripristinato presto il guasto e comunque poi vi terrò aggiornate. Come vi dicevo sono stata a fare un po' di spesa, abbiamo acquistato più che altro cose per poter pranzare e cenare senza necessità di cucinare. Quindi ho preso pane per toast, ho preso un po' di pomodori giusto da sciacquare con l'acqua delle bottiglie, ho preso qualche formaggio, ho preso insomma, cose appunto da poter utilizzare senza necessità di cucinare, giusto per appunto arrangiarci un po'. Questa sera prenderemo la pizza d'asporto. Penso pizza d'asporto rotonda e quindi speriamo che l'acqua domani o al massimo domenica, speriamo di no, possa essere ripristinata. Quindi sono stata al centro commerciale e ho fatto un giro veloce con mio marito che da oggi è in ferie e vi faccio vedere molto velocemente quello che lui ha acquistato. Quindi se avete eventualmente compagni, fratelli, amici, fidanzati, figli, volete fare magari qualche pensierino, ci sono appunto delle magliettine a basso costo. In realtà ero stata anche all'OVS perché cercavo un costumino, ma non sono riuscita a trovarlo.
Io, avendo il seno abbondante, ho sempre difficoltà a trovare taglie appunto che mi stiano bene. Quindi ho preso soltanto questa mutandina, questo slip. Non so se si riesce a capire, è un verde oliva laminato. È molto carina, la proverò. Spero che possa andare bene. Questa veniva 12,95 euro. E appunto è scontata del 40%, quindi l'ho pagata intorno alle 7 euro. E eventualmente sto pensando di abbinarci o il pezzo di sopra bianco o nero. Anche se vi dico, lì all'OVS avevo provato un costume arancione, il sopra arancione, e stava veramente da Dio. Quindi magari proverò a fare un giro nei prossimi giorni, vedere se è rimasta qualcosina o da Yamamei o da Caldedonia e vediamo se riesco ad abbinarci qualcosa. Dunque, passiamo a Terranova. Non mi dilungo troppo perché non vorrei annoiarvi. Allora, mio marito da Terranova ha preso questo paio di pantaloncini per, tipo, dicevo, per portare fuori i cagnolini a spasso, per appunto pantaloncini pratici, ecco, per quando va a fare magari un po' di spesa. Insomma, pantaloni grigi, arrivano praticamente al ginocchio, mi pare, con la scrittina vintage. Niente di che, carini. Questi scontati li ha pagati 7,99 euro. Poi, altro capo che ha acquistato, preso questa magliettina color blu con questa scrittina molto semplice di cotone. Terranova ha un ottimo cotone sulle magliettine, quindi allora questa veniva da 9,99, l'ha pagata 7,99 e se non erro l'ho presa anche in un'altra variante di colore. Sì, in giallo. Questo ho insistito io che la prendesse perché mi piaceva particolarmente il giallo per l'estate. È uguale a quella blu. Quindi l'ha pagata sempre 7,99 euro e ha preso una taglia M. Sono abbastanza lunghine queste, però vestono bene. Poi altre due maglie. Ho preso questa maglia viola e penso sia l'unica maglia viola che abbia nel suo guardaroba. Non ricordo che appunto abbia altre t-shirt di questo colore. Vi dico, io non sono un amante del viola. Un tempo forse lo ero di più, adesso non ho molti capi viola. Comunque, questa t-shirt viene più lunga rispetto alle altre, con la scritta vintage. Carina, anche questa è un buon cotone e di questa ha preso una taglia L e da 9,99 euro l'ha pagata 7,99 euro. Ultimo capo acquistato, questo diciamo è uno sfizio, è una magliettina simpatica con braccio di ferro, lui adora braccio di ferro. Tra l'altro non sapevo che adorasse il braccio di ferro, l'ho scoperto oggi. Guardate che carina, questa era disponibile anche in altri colori, mi pare che ci fosse bianca e non ricordo se anche rossa, ma mi pare soltanto bianca, ne sono sicura. Guardate che bellina. Questa l'ha pagata da 15,99. L'ha pagata 9,99 euro. E quindi questi sono stati i suoi acquisti di oggi. E poi da Terranova mi hanno dato uno sconto di 50 euro da spendere sui cosmetici della Barò. Non so se lo conoscete. Io qualche tempo fa ho provato qualcosa, sono dei prodotti buoni, quindi penso che sfrutterò questo buono entro, sì, un buono valido fino al 30 di settembre. Quindi
Quindi hai 50 euro per regalarti il tuo cosmetico preferito ed entrare nel fantastico mondo Varo Cosmetics. Quindi sicuramente lo sfrutterò, poi magari vi farò vedere quello che andrò ad acquistare. E niente, questo è stato l'unico, appunto, il suo shopping di oggi. Io non ho acquistato nulla, ho adocchiato qualcosina, però in realtà io non compro tantissimo da Terranova, a parte magari qualche t-shirt di cotone per l'estate o qualche pantaloncino magari sportivo, però il mio punto di riferimento è Zara. Quindi qui dove sono io adesso, in questa città, non ce l'ho disponibile, dovrei spostarmi e vediamo se riesco a fare un giro magari questo fine settimana, non so, vedremo. E, anche se vi dico, non mi serve nulla, però era giusto per vedere magari se trovavo qualcosa. Per l'autunno, ecco, adesso sto iniziando già a pensare all'autunno, magari prendere qualche magliettina, qualche impermeabile, vediamo un attimino. E quindi questo, ragazze, io chiuderei questo vlog infinito. Spero ovviamente di avervi tenuto compagnia, di non avervi annoiato, perché poi questo chiaramente è il mio timore, ecco, di annoiarvi. Purtroppo non ho fatto nulla di particolare in questa settimana, sarei dovuto uscire questa sera e avrei voluto tantissimo, veramente tanto tanto, portarvi con me, farvi vedere il posto, farvi vedere un po' di movida, se così si può dire, però è saltata la serata. Quindi pizza a casa e spero magari di vloggare nei prossimi giorni, magari se appunto domenica andrò sicuramente al mare, vi porterò con me e così vi farò vedere nel prossimo vlog qualche altra immagine. Quindi io vi ringrazio veramente tanto di essere stati con me, se appunto i video vi piacciono, vi tengono compagnia, appunto mi fareste veramente tanto piacere se... appunto, se mi lasciate un commento, se interagite con me, e ovviamente se i miei video vi piacciono, vi chiedo ovviamente se vi fa piacere di iscrivervi al canale. Io comunque sia vi ringrazio tantissimo perché siamo arrivati già a 170 e per me veramente è un super traguardo, perché quando ho aperto il canale non credevo di raggiungere questi risultati così nell'immediato. Quindi per me vuol dire veramente tanto e vi ringrazio 170 volte, grazie, 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 grazie di cuore. E niente, detto questo, io chiudo il video, altrimenti continuo a parlare a raffica per altri 20 minuti. E vi ringrazio di essere stati con me, vi mando un grosso bacio. Alla prossima, grazie, ciao a tutti.